Io oggi vi ho preparato una serie di diapositive che non entrano tanto in merito a questioni tecniche per due semplici motivi. Non c'è tempo a sufficienza per entrare in questi dettagli, almeno che non ci siano domande successive, e perché voglio darvi dei flash su alcuni dei punti che a mio parere, sbagliando magari, ma sono i punti chiave di perché in Italia, in Europa, persiste questo clima antitecnologico, non solo sugli OGM, ma solo su determinate cose, ma non su altre. Cioè chi gira tranquillamente col telefonino o coi gadget elettronici più sofisticati, poi magari dice di no a determinate pratiche, a determinate procedure. Quindi sono qui in triplice veste come docente appunto di genetica e di miglioramento genetico, come coordinatore della piattaforma tecnologica Plant for the Future, Piante per il Futuro, che promuove la ricerca sulle piante e anche la divulgazione, e anche, permettetemi, come cittadino e consumatore, perché come cittadino e consumatore, come penso tutti, mi piace avere la libertà di poter scegliere. Di questi qua ormai siamo noi a tavola pieni di angosce e a dissezionare tutto che mangiamo per paure troppo spesso ingiustificate, a volte ingiustificate, ma a volte ingiustificate. La prossima, per cortesia, un cenno storico. Come vedete mi rifaccio da Adamo ed Eva, ma facciamo presto arrivare ai tempi nostri. Perché faccio questo? Perché molti oggi hanno perso quel contatto con la terra, con la produzione, non si ricordano che se oggi siamo tutti qui, tutto sommato in maniera, spero, civile, è che dobbiamo ringraziare chi ha inventato, scoperto, non lo so, ma diciamo inventato l'agricoltura. E si dice che siano state le donne, non gli uomini andavano a caccia. Quindi, la prossima per favore, magari ti do un colpetto sul microfono così, no, ti alzo. Ok, quindi l'agricoltura, diciamo l'invenzione dell'agricoltura, ha permesso all'uomo primitivo di affrancarsi dalla ricerca del cibo, e questo ha permesso anche lo sviluppo della cultura, un po' alla volta come noi la conosciamo. La prossima. Importanza dell'agricoltura, sia in positivo che in negativo. Ci sono società, anche molto evolute e molto sofisticate, che si dice siano poi declinate, perché siano andate in declino, perché avevano sfruttato troppo il territorio, problema estremamente attuale. Cioè, chiaramente l'agricoltura ci dà dei benefici, però l'agricoltura ha anche degli effetti negativi sull'ambiente. Avanti, facciamo un salto e andiamo direttamente ai nostri giorni. Come vedete, il problema dell'alimentazione e il problema della food security, abbiamo perso la security per strada, lì non so perché, è un problema estremamente attuale, ma non, scusate il termine, all'italiana. Cioè, food security non vuole dire sicurezza alimentare per gli effetti negativi che potrebbe avere il cibo sulla nostra salute, ma nell'accezione più ampia significa sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. E infatti vedete che le copertine di molte riviste di spicco dedicano la prima pagina al problema. Recentemente vedete anche Newsweek col punto interrogativo: perché la fine della pasta? Perché questi mutamenti climatici, siccità, inondazioni? Due anni fa nel Nord Dakota ci furono delle grandi inondazioni, si produce un sacco del frumento che noi oggi utilizziamo in Italia per fare la pasta. Quindi la produzione primaria, ricordiamoci che c'è questa produzione primaria di materiali tipo i cereali, tipo le leguminose, con cui poi noi ci sfamiamo direttamente o indirettamente, basta pensare alla produzione di animali domestici. La prossima. Perché faccio vedere questa diapositiva? Qui comunque ci sono dei problemi di taglio. Di taglio e di... Vabbè, come non detto. La faccio vedere perché spero che apprezziate quanto la tecnologia, il miglioramento genetico, abbiamo contribuito ad aumentare la produttività del mais. Perché ho scelto il mais? Perché è una cultura molto emblematica, sia perché è stata una delle prime culture transgeniche, sia perché è molto coltivata qui in Emilia Romagna, e vedete negli ultimi 100 anni ha avuto degli incrementi produttivi veramente spettacolari. Praticamente si è quintuplicata, sestuplicata la produttività. Vedete, andiamo dal...
metà 800, inizi del 900, praticamente calma piatta, poi dopo si ha questo graduale aumento dovuto a che cosa? Dovuto a che si sono cominciati ad applicare i principi della genetica e del miglioramento genetico, cioè la scienza, cioè la tecnologia. E oggi abbiamo raggiunto dei livelli che però, ecco, quel punto blu che vedete lì che è stato tagliato è il 2012. Perché c'è stato questo crollo? Perché l'anno scorso è stata questa terribile siccità qui da noi, negli Stati Uniti, che ha deportato le rese di circa il 20-30%. E quindi bisogna correre ai ripari, perché in futuro questi fenomeni si verificheranno sempre con maggiore frequenza a causa dei cambiamenti climatici, di cui noi in parte siamo causa. La prossima. Ecco, una cosa che voglio ricordare, scorte mondiali di cereali, diciamo, vengono mantenute nei magazzini a livello mondiale scorte di cereali sufficienti per sfamare l'umanità per circa 100-120 giorni. Cosa significa questo? Che se non venisse prodotto nulla, assolutamente nulla, in termini di cereali, in termini di granella per l'alimentazione, anche per alimentare gli animali, avremmo scorte per 115 giorni. Uno dice, beh, quasi 4 mesi, però non è che sia tanto. La prossima. Cosa è successo nel 2008? Nel 2008 c'è stato un crollo in queste scorte, e queste scorte bastavano per circa 50-60 giorni. Cosa ha causato questo? L'impennata dei prezzi, soprattutto nei paesi a più basso reddito, ha avuto degli effetti devastanti. C'è chi dice che la famosa primavera araba, tra i fattori che l'abbiano innescata, siano stati anche i rincari che i consumatori dovevano pagare per il pane, per gli alimenti, perché questa carenza ha portato ad un'impennata dei prezzi. La prossima. Ecco, c'è chi mi ha anche detto, beh, va bene, ma questi problemi di produzione alimentare non interessano qui da noi in Italia perché non siamo un paese in via di sviluppo. Vero, ma attenzione signori, ricordiamoci che l'Italia importa il 50% delle materie prime di origine vegetale. Con buona pace della nostra bilancia dei pagamenti e, scusate, introduco anch'io un termine politicamente corretto, dove lo mettiamo il chilometro zero? È perché se importiamo grano dall'Australia, importiamo grano dal Canada, dal Nord Dakota dell'Arizona o dell'Argentina, insomma avrà pure un'impronta di CO2 ecologica sull'ambiente ben superiore a quella di un frumento prodotto a livello nazionale. Dico questo perché poi spesso nei media si auspica che dobbiamo tornare all'agricoltura di una volta, con le vecchie varietà di una volta, benissimo, benissimo, ma siamo consci delle conseguenze, e le conseguenze saranno che produrranno molto di meno, le conseguenze saranno che il prodotto primo costerà molto di più, perché bisognerà pure remunerare l'agricoltore, fermo restando che c'è spazio per entrambe le agricolture. Andiamo avanti. Quindi, cattive notizie a livello globale, ma voi dicete, piove sul bagnato, però bisogna saperle, bisogna essere consapevoli, mettiamoci pure gli occhiali rosa, però si fa un po' fatica a ignorare tutte queste cattive notizie a livello globale. Non le analizzo tutte, tre in particolare mi stanno particolarmente a cuore. La prima, le risorse idriche stanno diminuendo. Mark Twain disse che il whisky è per berlo, l'acqua è per farci la guerra. Perché possiamo stare senza whisky, ma senza acqua non si va da nessuna parte, perché l'agricoltura utilizza il 70% di tutta l'acqua dolce che viene utilizzata. Quindi problema immenso per l'agricoltura del XXI secolo, e dico questo perché poi vedremo l'ingegneria genetica, la tecnologia ci può aiutare, ci sta già aiutando nell'ottenere crops, colture più efficienti nell'uso dell'acqua. E il problema dell'esplosione della popolazione, nel 2050 diventeremo 9 miliardi, 9 miliardi di persone, soprattutto in Cina e in India, che stanno scoprendo latte, latticini, carne e uova. E dov'è il problema? Che per fare un chilo di carne di manzo abbiamo bisogno di 10 kg di mangime vegetale. E quindi vi rendete conto che questa richiesta di derrate prodotte dalla produzione primaria aumenterà in maniera esponenziale. Grossissimo altro problema, superficie coltivata disponibile pro capite è andata diminuendo, vedete, da mezzo ettaro a testa dal 1970 agli attuali 0,25-0,20 e arriveremo a 0,15. Quindi, la prossima per cortesia,
bisognerà produrre di più con meno risorse, costi inferiori e, si spera, anche inquinando di meno. Perché il nostro pianeta forse è un po' stanco, giustamente, da tutto l'inquinamento che anche noi con l'agricoltura abbiamo causato. Sfatiamo questo mito del naturale, cioè l'agricoltura è una cosa innaturale, se vogliamo, da un certo punto di vista. La prossima. Ecco, mi piace citare la FAO, che spero abbia l'autorevolezza sufficiente, perché la FAO stima che il 70% degli incrementi produttivi richiesti da qui al 2050 proverranno dalla genetica e dal miglioramento genetico. Fino ad ora si è detto, chi di voi ha sentito il termine rivoluzione verde? Alzi la mano per cortesia, ecco, ma fa piacere, c'è una buona cultura di base. Fino ad ora si dice che il 50% del progresso che c'è stato, degli incrementi produttivi, sono dovuti alle tecniche agronomiche, ai fertilizzanti, fitofarmaci, eccetera, l'altro 50% alla genetica. Ecco, d'ora in avanti il contributo della genetica aumenterà sempre di più, non perché siamo più bravi noi, perché ormai si sono esaurite quello che si poteva fare, non del tutto, ma proporzionalmente meno, nell'altra controparte. I fertilizzanti, ad esempio, dovranno essere ridotti, l'uso dei pesticidi dovrà calare. E allora, se possiamo isolare, manipolare geni che danno una maggiore resistenza alle fitopatie, alle malattie, geni che danno un miglior assorbimento dell'azoto, utilizzazione dell'azoto, ma perché non li possiamo utilizzare? Qualcuno me lo dovrebbe spiegare. Andiamo avanti. E quindi arriviamo alla rivoluzione del gene, un termine quanto se volete, però ricordiamoci che le grandi rivoluzioni del secolo scorso sono state la rivoluzione bioinformatica e anche la rivoluzione della genetica. Basta pensare al domino di scoperte e di applicazioni che sono scaturite 50 anni fa, da 50 anni in poi, quando si è scoperta la struttura del DNA, poi dopo le funzioni e la possibilità di manipolarla. Quindi, queste sono tutte le cose che oggi noi possiamo fare. Voglio sottolineare la selezione sulla base dei profili molecolari, che almeno è politicamente corretta, la famosa MAS, Marker Assisted Selection, quindi si tratta semplicemente di selezionare non sulla base visiva di un fenotipo, ma sulla base dei profili molecolari, con grossi vantaggi, molto più precisa, molto più rapida. Possiamo isolare singoli geni e, volendo, laddove si può fare ingegneria genetica a livello sperimentale oppure anche a livello pratico e vendendo agli agricoltori varietà geneticamente modificate. La prossima, non in Italia ovviamente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quei 30-50 mila geni che compongono il genoma di una specie vivente, sia essa animale o vegetale, più o meno. Ai non esperti, non fatevi venire dei complessi di inferiorità se vi dico che il contenuto di DNA del frumento, la cellula del frumento, è enormemente superiore al contenuto delle nostre cellule, cioè non vuol dire che il frumento è più intelligente, anzi la cellula animale e umana usa in maniera più intelligente il DNA della cellula vegetale. Quindi non un numero infinito, ma vedete un numero molto elevato di geni di cui conosciamo ancora molto molto poco. Ecco l'importanza di non fermare la ricerca nel settore della genetica vegetale, dopo ovviamente anche della genetica animale. Quindi, ad esempio, nel mio gruppo andiamo a caccia con la genomica di questi geni. Ecco la prossima, no, vai pure avanti. Arriviamo alle culture geneticamente modificate. Ho voluto fare questo preambolo perché gli OGM non sono in un vacuum, bisogna contestualizzarli, in un certo tipo di realtà che ci circonda, che ci permea e che permette all'italiano medio di spendere solo il 19% del proprio reddito per acquistare le derrate alimentari e che permette solo al 2%, forse il 3% degli italiani di essere agricoltore e di sopperire in larga parte alle esigenze del paese. Ricordiamoci che dopo il secondo conflitto mondiale c'era il 40-50% degli italiani che faceva l'agricoltore. E la percentuale di reddito dedicato agli alimenti era ben superiore, quindi tutto quello che ci possiamo anche risparmiare come reddito, soprattutto in questo periodo, dall'alimentazione, sono tutte risorse che possiamo dedicare a tante altre cose, non ultima anche alla nostra cultura personale. Questa è l'ascesa delle culture transgeniche dall'introduzione nel 96 fino ad oggi,
direi che nella storia dell'agricoltura non c'è mai stato un'ascesa così rapida. Sono dati anche un po' datati, sono fermi al 2010, ma questo incremento lineare continua. Stiamo parlando nel 2010 circa 150 milioni di ettari, quindi stiamo parlando di una superficie 5 volte tutta l'Italia, quindi una superficie enorme, ben distribuita, vedete linea blu e linea rossa sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi già sviluppati. La prossima, per favore. Ecco, il problema della sicurezza, che è forse quello che assilla di più chi, il 70% degli italiani rifiutano gli OGM, e bisogna rispettare le decisioni personali. E uno dei tormentoni che ormai ha tormentato e continua a tormentare da 15 anni a questa parte è la sicurezza di questi OGM. Sono sicuri, non sono sicuri, anche nel medio e nel lungo termine. Allora, i fatti è che negli ultimi 17 anni sono stati, vedete, coltivati 15 miliardi di ettari con cultura OGM. Cosa significa 15 miliardi? 50 volte tutta la superficie dell'Italia. E sono state fatte varie cause, soprattutto negli Stati Uniti, per reclamare danni anche per la salute umana dovuti agli OGM. Sino ad ora nessuna di queste cause è stata vinta. Perché dico questo? Perché si dirà, tanto quelle sono le lobby delle multinazionali che pagano gli avvocati. Però, allora perché non ci sono riusciti le lobby del tabacco? Che fino a prova contraria sono riuscite, diciamo, i danni della sigaretta, del tabacco, sono stati dimostrati e quindi si è corso ai ripari. Ecco, nel caso degli OGM ritengo che questo, se volete, è un dato banale, però un dato che la dice lunga. Tutte le cause intentate ad oggi contro la pericolosità e i presunti danni degli OGM non hanno portato ad esito positivo per chi li ha intentati. La prossima. Ecco, queste sono le percentuali di colture transgeniche delle principali culture, e questo è indubbiamente un limite, una critica che è stata fatta spesso alle culture OGM, che in parte mi sento di condividere, che sono tutto sommato poche le specie su cui si concentrano questi interventi di ingegneria genetica, perché sono poche, perché questi interventi costano. Perché l'industria privata purtroppo non fa beneficenza, quindi lo deve fare su colture che possono poi dare un ritorno e possono permettere poi quegli investimenti nella ricerca e soprattutto coprire i costi per arrivare al mercato del consumatore, con dei prodotti saggiati e sicuri. Vi basti una cifra, non dico gli ostacoli perché non sono ostacoli, ma oggi le regole imposte nel confronto di prodotti geneticamente modificati di origine vegetale hanno un costo medio per un'azienda che voglia arrivare sul mercato, si stima dai 50 ai 60 ai 70 milioni di dollari, quindi sono cifre enormi. Perché? Perché la burocrazia, gli esperimenti da realizzare sono talmente tali e tanti che hanno costi enormi. La prossima. Ecco, quali sono le principali critiche rivolte all'utilizzazione degli OGM vegetali a fini alimentari? Questi sono tutti spunti food for thought, come direbbero gli anglosassoni, poi vedete voi se dopo li volete riprendere o meno. Causa di allergie e resistenza agli antibiotici. Non mi sembra che sia stato un solo caso riportato di prodotti in commercio. Parlo di prodotti in commercio. A metà degli anni 90 ci fu un caso, la famosa noce brasiliana, fu pescato un gene che volevano inserirlo nella soia, si accorsero subito che aveva caratteristiche allergeniche, furono immediatamente stoppati gli esperimenti, non raggiunse mai il consumatore, eppure abbiamo ancora purtroppo ogni anno dei decessi dovuti ad allergie, ad esempio all'arachide, no? Cioè le allergie sono una cosa naturale, molti di voi forse qui in sala, io compreso, siamo allergici a qualche alimento. Solo le multinazionali ne traggono profitto? Non è vero, perché ci sono milioni di piccoli agricoltori che traggono, soprattutto in India e Cina, con il cotone transgenico, che traggono un profitto molto elevato, anche dal punto di vista della salubrità della loro esistenza, perché non devono continuamente irrorare il cotone con pesticidi, con insetticidi, perché il cotone è stato ingegnerizzato per dare resistenza agli insetti.
riducono la biodiversità. Su questo ci sarà molto, ci sarebbe molto da discutere. Diciamo che in generale è il tipo di agricoltura moderna che indubbiamente tende a ridurre la biodiversità, però anche qui si può correre ai ripari. Potrebbero causare disastri ambientali, certo, tutto è possibile, però sinora non mi risulta che si siano verificati questi disastri ambientali. Sono sconosciuti gli effetti a lungo termine, ma questo è vero per qualunque cosa, più o meno. Poi dobbiamo metterci d'accordo cosa significa effetti a lungo termine. Andiamo avanti. Ecco, su tutto cala come una scura il principio di precauzione. Il principio di precauzione che, scusatemi, è forse la cosa più antiscientifica che ci possiamo immaginare. Perché? Perché la scienza non dà certezze assolute. Non l'ha mai fatto e mai lo farà. Io come ricercatore, se vi presento dei dati, vi dico la percentuale di probabilità che ci azzecchi o non ci azzecchi fa parte del metodo sperimentale. Io non posso dirvi che sono assolutamente certo al 100% che da qui a 30 anni non ci sia qualche problema per l'ingestione di una qualche derrata alimentare, sia OGM che non OGM, non c'entra nulla con l'OGM. E ricordiamoci, ne parlavo con una vostra collega prima, che il miglioramento genetico convenzionale mischiamo ad ogni incrocio 20-30 mila geni, cioè ci stiamo a preoccupare, giustamente o ingiustamente, se ne può parlare, dell'inserimento di un gene in una specie, dimenticandosi che ciò che fa la specie non è il singolo gene. Ciò che fa la specie umana, ciò che fa la fragola, ciò che fa il cavolo o il frumento, è l'insieme dei geni. Tant'è che ci sono certi geni che sono perfettamente conservati, ce n'è uno in particolare, l'ubiquitina, se ben ricordo, che è perfettamente conservato dal batterio fino all'uomo. Quindi cosa vuol dire che siamo dei batteri? Assolutamente no. Quindi dico questo perché bisogna contestualizzare tutti questi concetti con una realtà e non bisogna fare due pesi e due misure. Perché se si dice no, io sono contrario a quello perché abbiamo inserito un gene, e allora se andiamo al supermercato poi troviamo addirittura ibridi interspecifici negli agrumi di cui ci cibiamo io regolarmente, che abbiamo mischiato i patrimoni genetici di due specie diverse. Quindi chi è il vero mostro? Sono gli OGM o sono anche le cose che compriamo al supermercato? Il mais di cui ci nutriamo, il frumento di cui ci nutriamo, sono mostri della natura perché furono selezionati dall'uomo, dalla donna, si dice, diciamo dai nostri antenati, perché avevano delle caratteristiche, delle mutazioni. E se si comincia a parlare di mutazioni, la gente si spaventa. E ringraziamo le mutazioni, se no saremmo ancora amebe striscianti, no? Con tutto rispetto per le amebe, hanno gli stessi diritti, è chiaro. No, non era la battuta per sollecitare un po' di... Quindi il principio di precauzione in teoria è una gran bella cosa, ma non dico che è impraticabile, è chiaro che se lo applichiamo, anzi probabilmente dovremmo smettere di respirare perché l'aria che respiriamo potrebbe essere cancerogena, adesso sto un pochino esagerando. Andiamo avanti. Ecco, il nocciolo duro, scusate il termine della mia relazione, è questo. Che cos'è questo? Questo è il consensus document. È un documento che fu elaborato, tra l'altro qui da Bologna, bisogna dire grazie al professor Cantelli Forti, docente di tossicologia, che assieme ad una serie di colleghi, se volete, è un'iniziativa parallela anche alla vostra, magari, scusatemi il termine, che odorava un pochino più di naftalina, perché coinvolgeva professori universitari, fu un documento elaborato, vedete, nel maggio del 2004. Voi mi direte, ma accidenti, un documento vecchio, ma perché quel, non dico quel cretino, ma lo fa vedere. Lo faccio vedere perché voglio fare capire cosa è già stato detto nel 2004. Anche perché reinventare sempre e comunque la ruota non ci porta da nessuna parte, o perlomeno ci fa sprecare risorse. Oggi sento dire, lo dicono i politici, che abbiamo bisogno di competitività. Verissimo. Allora cosa dà competitività? Trovare che una cosa non è pericolosa per la salute umana? Certo, se fosse stata pericolosa, allora sì, che si dà competitività, ma se abbiamo già dimostrato che non è pericolosa, perché la dobbiamo dimostrare over and over and over, come dicono gli inglesi, cioè 1, 2, 3, 4, 5 volte. Ma la cosa tragica è che poi ci dimentichiamo di che cosa avevamo già detto, anche perché purtroppo abbiamo la memoria breve.
Il consensus document, vedete tutti quei nomi, di cosa sono? Insomma, sono le società scientifiche che hanno aderito a questo documento, quindi diciamo, sono le maggiori società scientifiche in Italia. Poi mi si dirà, ah, ma voi avete un conflitto di interesse. Chissà perché i conflitti di interesse sono sempre comunque solo da una sola parte. Io questo volevo ancora capire. Poi attenzione, nelle società scientifiche non si è tutti d'accordo. Però se è stato fatto questo documento perché prevalentemente, voi mi chiederete, ma cosa vuol dire prevalentemente? 90, 95, 99%? Non ve lo so dire, ma probabilmente 95%. Andiamo avanti con questo consensus document. Dopo 2 anni, nel 2006, vedete, uno step successivo estremamente importante, perché dopo il consensus document, che disse praticamente che non c'era nessun pericolo, si diceva allora che il problema della sicurezza era un problema superato negli OGM. Peccato che adesso stia tornando alla ribalta. E si disse che il vero problema in realtà era la coesistenza tra culture tradizionali, biologiche e geneticamente modificate. Benissimo, riusciamo a risolvere questo problema. Ecco, se voi probabilmente li pescate anche per internet con Google, ogni tanto si pesca tutto, poi lo chiediamo a Obama, no? E anche lui questi, e troverete i contenuti. Io ho sottolineato, mi sono concentrato su quello della sicurezza, che è probabilmente quello che turba di più le coscienze degli italiani, che sono ignoranti in materia, come io sono ignorante in tante cose. L'esempio classico, l'uranio, io continuo a dirlo, uranio arricchito, invece l'uranio impoverito, quindi ciascuno di noi è ignorante in certi settori, in senso buono. O no, mi si dice di no, forse mi sono sbagliato. Però è un problema di cui io non mi occupo. Avanti la prossima. Ecco, queste sono tutte le società scientifiche che hanno collaborato alla stesura di questo documento. Io appartengo alla Società Italiana di Genetica Agraria e il professor Cantelli della Società Italiana di Tossicologia. Quindi vedete, stiamo coprendo tutta la filiera, dalla produzione alla trasformazione, al consumo, agli effetti sul consumatore. Avanti. Inoltre, questo documento riflette largamente, non al 100%, ma diciamo al 95%, con qualche virgola, anche posizioni prese da altre rilevanti istituzioni e accademie scientifiche. Poi, come è stato detto nell'introduzione, si deciderà di chi ci dobbiamo fidare di più, dell'esperto o del non esperto. Io dico sempre, purtroppo la settimana scorsa avevo male ai denti, stavo per telefonare al mio dentista. Cioè, quando avete male ai denti andate dal dentista, no? Quando la macchina si rompe andate dal meccanico. Non si capisce perché quando si parla di genetica o di miglioramento genetico si crede di più a chi non opera nel settore, ma non dico questo né per invidia né per lesa maestà, per carità di Dio. Però, santa pazienza, se oggi abbiamo la società che siamo, e tutto sommato stiamo molto meglio di quanto non stessero i nostri nonni o bisnonni, che se ne dica, io penso che parte di questo sia dovuto al fatto che siamo, purtroppo forse da un lato, iperspecializzati. Ed è qui il problema. Non dobbiamo perdere, a mio parere, la visione del contesto generale. Cioè tutte queste nostre posizioni vanno contestualizzate con razionalità e non in maniera emotiva, ed è qui il vero problema. Avanti. Ecco, due passaggi rapidi, sto concludendo, so che sto già sforando il mio tempo. Non vi leggo tutto, non vi tedio, però, primo punto, questo è il consensus document, che ne ho un paio di copie, se volete le posso lasciare. Gli OGM sono regolati da un quadro normativo che non ha eguali nel campo alimentare. Sottolineo, non ha eguali nel campo alimentare. Ecco quelle enormi spese di cui vi dicevo. Cioè, se oggi voi fate un ibrido interspecifico tra due agrumi, penso che non dovete fare praticamente nulla, però mischiate 30.000 geni da una parte, 30.000 geni dall'altro. Continuate pure a prenderli, non c'è nessun pericolo, tranquilli. Però se toccate un solo gene, allora bisogna spendere 50 milioni di dollari. Poi si dice, ah, lo fanno solo le multinazionali, per forza. Chi è che ha 50 milioni? No. La piccola azienda non mi sembra che se lo possa permettere. E soprattutto anche nel settore pubblico, purtroppo. Quindi,
Sottolineiamo questo, e pertanto risultano essere più controllati di qualunque altro prodotto alimentare. Punto 3. Gli OGM oggi in commercio, attenzione, oggi in commercio, che hanno passato il vaglio. Quindi se uno mi chiede, ma questi OGM possono dare allergia? Certo, se introduciamo la proteina con l'aminoacido sbagliato, sì, ma abbiamo i mezzi per controllarlo, vanno controllati. Ma comunque, fino a prova contraria, al mercato compriamo kiwi, compriamo mele, compriamo fragole, che sono pieni di allergeni. Pure questi non ci turbano i sonni, se non sbaglio. Di nuovo, continuate a comprare kiwi, fragole e tutto il resto. Avanti. Conclusioni. Così capite dove finisce il denaro pubblico, poi perché l'Europa perde di competitività. Apro parentesi e la chiudo rapidamente. Le tecnologie OGM, questo sembra quasi un'ironia della sorte, il nocciolo duro, come mi piace dire, è nato in Europa verso l'inizio metà degli anni 70. Nomi come Skilperup, Van Montagu, Shell, sono stati quelli che hanno fondato le fondamenta dell'ingegneria genetica vegetale. Poi, per tutta una serie di motivi, queste acquisizioni hanno oltrepassato l'oceano e adesso non mi sembra che l'Europa ne abbia un gran beneficio. Ecco il titolo della mia relazione, opportunità o problema. L'Europa, scusate, è riuscita a fare di una grande opportunità un grande problema, a mio parere. Si può dissentire in materia, però il nocciolo della questione è proprio questo, e si potrebbe discutere a lungo sulle motivazioni. Questo lo voglio leggere con un attimo di calma, perché stiamo parlando di ricerche svolte in 15 anni, vedete, da 400 centri di ricerca pubblici. Quindi sfido chiunque a dire che tutti questi avevano un conflitto di interesse, non esiste. Per un totale di 70 milioni di euro, certo non una cifra stratosferica, però stiamo parlando di 20 anni fa, quindi un certo investimento. È giunto alle medesime conclusioni del Consensus Dogma, affermando che, virgolettato, questa è l'Unione Europea, le ricerche dimostrano che le piante geneticamente modificate, prodotte e sviluppate e commercializzate fino ad oggi, secondo le usuali procedure di valutazione del rischio, non hanno presentato alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente, anzi, l'uso di una tecnologia più precisa e le più accurate valutazioni in fase di regolamentazione, vedi prima, rendono probabilmente queste piante e questi prodotti ancora più sicuri di quelli convenzionali. Vi do un esempio, la prossima. Mais transgenico, mais BT, perché BT Bacillus thuringiensis, è un bacillo che produce una proteina che uccide insetti. Fortunatamente sono insetti, è talmente sicuro che lo si utilizza regolarmente nell'agricoltura biologica. Chi fa agricoltura biologica può spraizzare il mais, può spraizzare il batterico. Dov'è il problema? Il problema è che se piove poi deve tornare a rifare il trattamento. Quindi è un prodotto utilizzato tranquillamente, anche il prodotto di questo genere, in maniera più naturale, indubbiamente. Cosa vedete voi qui? Vedete qui alla sinistra l'effetto di quella, vedete quella crisalide marrone che è nel fusto della, quella è una sezione del fusto della pianta. Quindi la piralide ovidepone si sviluppa dalla larva che comincia a scavare queste gallerie. Sotto invece vedete l'omonimo del mais transgenico con questo gene che produce questa proteina che appena la larva la mangia o muore, oppure ha una vita molto stentata. Recentemente si è fatta una cosa analoga anche per la diabrotica, che è un coleottero che praticamente vive nel terreno e che causa dei gravi danni, vedete in basso a destra, alla radice, al palato radicale del mais. Quelli, le tre piante di sinistra sono piante transgeniche, le tre piante di destra invece sono quelle normali, vedete, ha avuto l'apparato mangiato da questo coleottero con le ovvie conseguenze. La pianta cade, se c'è siccità è un disastro, perché la pianta non assorbe. La prossima, si stima, non sono stime che ho fatto io, però si stima che in pianura padana, ricordatevi che la pianura padana è il posto al mondo dove si produce più mais per ettaro, stiamo parlando di 100, 120, 130, 140 quintali per ettaro, si perda mediamente ogni anno un agricoltore circa 500 euro per ettaro, perché non possono coltivare queste varietà
che danno maggiore resistenza. Vedi tutto il polverone recentemente sollevato dal famoso Maestro 110 che era stato approvato dall'EFSA. Abbiamo agenzie europee che ci dicono tranquilli, potete utilizzare il vostro prodotto, poi invece si decide di non utilizzarlo. Ma vabbè, queste sono decisioni politiche, non mi competono. Avanti. Perché è più sicuro? Lo dice anche Veronesi. Allora, sono più sicure perché in quelle gallerie di cui vi parlavo si sviluppano dei funghi che producono micotossine. Cosa vedete qui a sinistra? Il mais normale, a destra il mais transgenico. Allora, innanzitutto, quello transgenico produce di più perché vedete in basso, reso in granella, 150 quintali, quindi qui circa 16 tonnellate, verso 11 tonnellate. Quindi, almeno, perché le piante non si rompono. Quindi non c'è il danno meccanico. Guardiamo le fumonisine, che sono micotossine. Chi è che non sa cosa sono le micotossine? Non vergognatevi, non c'è nulla di vergognarsi. Ecco, diciamo, brutalmente direi, non ci farei gargarismi con le micotossine. Questo l'avevo capito. L'avevo capito, eh? Micotossine, ma poi dopo, in maniera anonima, vi racconto una cosa che è capitata qui a Bologna 11 anni fa, proprio sulle micotossine. Quindi il prodotto transgenico ha un contenuto di micotossine inferiore. E 11 anni fa mi trovai ad un dibattito tipo questo, ne furono dette di cotte e di crude sugli OGM, sulla presunta pericolosità, allora io alla fine sollevai il problema delle micotossine. Parterre a 5 stelle, non lo posso citare ovviamente. Io posi questa domanda, dico, ma voi avete parlato della pericolosità degli OGM, qui abbiamo una cosa che invece può aiutare il consumatore ad avere un prodotto più salubre. La risposta di uno di questi membri del panel, stringendosi nelle spalle, mi disse, ma tuberosa, cosa vuoi? Le micotossine, è un prodotto naturale. Come l'arsenico, no? Quindi, io mi fermo lì, cioè... Io in tutto questo non vedo buon senso, scusatemi. Poi per carità si accetta tutto, ma almeno un po' di rispetto e obiettività, quell'obiettività che in parte si sta cercando anche qui. Non dico di essere io l'obiettivo, però queste cose vanno dette, mi pare. Fanno da cartina di tornasole, avanti. Ecco, cosa c'è nei cassetti? Se volete... forse troppo, sono tante cose, questi sono esempi, non entro nei dettagli per farvi capire che comunque si potrebbe fare molto, in Italia purtroppo si fa sempre meno, io facevo qualche cosa fino a 5-6 anni fa, ho chiuso tutto perché è molto difficile fare determinate cose, i giovani sono giustamente poco interessati perché non vedono futuro, se non sulla tracciabilità, ma quella non è la ricerca che dà competitività, scusate, avanti. Ecco, tutto il problema della qualità degli alimenti, avanti, il riso dorato, il golden rice, ma non entra in merito, avanti. Quindi, conclusione, le culture geneticamente modificate offrono interessanti opportunità e spunti per aumentare la produzione agricola, salvaguardare l'ambiente, per assicurare un adeguato livello di food security. Il persistere di ingiustificati timori verso gli OGM e la limitazione della ricerca aumentano il divario ormai incolmabile, va detto, dell'Italia nei confronti delle altre nazioni. Non stiamo parlando di Stati Uniti, Francia o Germania, stiamo parlando anche India, Cina e forse un po' anche con tutto il rispetto del Ruanda, Burundi, con tutto il rispetto, se non è chiaro. Un'agricoltura tecnologicamente avanzata non è incompatibile con l'agricoltura biologica. Questa è la mia posizione, la posizione di molti altri, ma evidentemente un po' come la storia del lupo e dell'agnello, no? C'è uno dei due che non la pensava come la pensava quell'altro. Poi bisognerà decidere chi è il lupo e l'agnello. L'auspicio, chiudiamo in positivo, mettiamoci gli occhiali rosa, l'auspicio è che in futuro le problematiche sugli agenti vengano affrontate in modo più obiettivo e razionale. Io non so se ho dato un contributo in questa direzione. Quello che dico sempre, le decisioni vanno prese da ciascuno di noi, però devono essere decisioni informate e non devono essere fatte sull'abbrivio della paura, come purtroppo spesso viene fatto. Avanti.
Ecco, spero che tutti conosciate una persona che purtroppo ci ha lasciato e che ha dato tanto smalto all'Italia, alla scienza italiana e alla ricerca. Cosa ne pensava la Rita Levi-Montalcini degli OGM? Vi leggo sue testuali parole. La paura va superata, non esistono rischi dagli OGM. Non saprei spiegare il perché della paura per gli OGM, è difficile dire come nasca la paura e come si possa bloccare il timore di qualcosa che non si conosce. La battuta famosa è: quel film non mi piace, non lo vado a vedere. Non l'ha detto la Montalcini, ovviamente. È una forma di superstizione, va combattuta come tutte le cose inesistenti che possono essere più pericolose di quelle esistenti. E mi verrebbe da dire parole sante. L'ultima diapositiva, e vi lascio, spero, col sorriso sulle labbra. Questo è un capolavoro di Altan. Lascio a voi leggere una cosa, ultimo click. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il professor Tuberosa. Ci sono domande? Avanti, non siete timidi. Prego di venire qua perché non ci abbiamo gelato, quindi... Peccato. State fermi, O altrimenti là nel posto ve lo raccomando. Sono Gilberto Moraga, sono un geologo, quindi... Però è finto. Tanti io sento. Sono Gilberto Moraga, sono un geologo, quindi la mia ignoranza nel campo dell'agraria non ha confini, cioè, mi dispiace, non ne ho idea, quando ho chiesto delle microcoscine, cioè, i miei genitori che fanno pane, quindi qualche idea vaga, lontana, di silos impestati di microtossine negli anni 50, siamo finiti lì, cioè, non ho mai avuto a che fare veramente. Una cosa che mi incuriosisce, nelle farine che importiamo da tutto il giro del mondo, no? E che noi utilizziamo per la panificazione e per la pasta, e cose del genere, di grano tenero e grano duro. Qua c'è una certa percentuale di frumento da cui è nato questo grano, da cui è nata questa farina, che è OGM, o stiamo ancora importando roba assolutamente pulita, cioè che non è stata toccata, diciamo così, interessata da votazioni volute con tecniche di evolute nuove, insomma. Grazie. Sì, prego. Allora, tranquilli, il pane e la pasta che comprate sono ancora OGM free, per un semplice motivo: non c'è frumento transgenico coltivato, anche se recentemente, cronaca della settimana scorsa, nell'Oregon sono state trovate, non so i dettagli, finché non so i dettagli non mi pronuncio, sono state trovate delle piante transgeniche di un'azienda di cui non posso e non voglio fare il nome, in campi degli agricoltori. Come ci siano arrivati non si capisce bene, questo per dirvi quanto sia sfaccettato anche il mondo della cronaca, no? Perché poi sono queste le notizie che i media subito riprendono e tendono ad amplificare. Per tornare alla domanda, ripeto, il grano come commodity, cioè come merce che viene scambiata a livello internazionale, è assolutamente, totalmente OGM free, anche perché diciamo, queste multinazionali forse non sono poi così autolesioniste come pensiamo, hanno capito e intuito che se c'è una cultura che emotivamente le persone sentono, come dire, più vicina alle proprie origini, è proprio il frumento, cioè la nostra civiltà scaturisce dalla domesticazione e dalla coltivazione del frumento. Le cose sono un pochino cambiate ultimamente perché molte aziende sementiere, le multinazionali, hanno ripreso la ricerca sul frumento transgenico in quanto, diciamo, non ho notizie certe ovviamente, però forse c'è stato anche un rilassamento da parte dei trader internazionali che avevano posto dei veti dicendo no, noi il frumento transgenico non lo trasportiamo. Quindi
per chiudere la risposta alla sua domanda, tutto quello che compriamo oggi di origine del frumento è totalmente GMO free. Prego. Venga. Posso gridarla da qua? No, venga. Dicevo, qualcosa potremmo dire invece su mais e sugli animali, in realtà, perché là le cose cambiano. Cioè, gli animali di cui mangiamo carne, latte e uova non mangiano frumento, mangiano mais e mangiano soia, che noi non facciamo. Quindi, era stato proposto di etichettare anche i prodotti di origine animale, di animali alimentati con prodotti OGM, poi guarda caso quella parte della legge sull'etichettatura è scomparsa, se non vado errata, giusto? Perché naturalmente, così come, non so se tutti lo sapete, ma anche l'etichettatura del biologico è cambiata in termini di livelli di contaminazione accettabili, perché in realtà, secondo me, il problema che si porrà è che piano piano diventeremo comunque paese con gli OGM, anche se abbiamo deciso di rimanere paese senza OGM, perché gli OGM nel mondo ci sono, girano, si muovono con tutti i mezzi. Infatti non voglio trasportare, perché una volta trasportato un OGM è difficile dimostrare che non contaminerai mai più quello che trasporterai dopo. Ma siamo messi così in realtà, per cui su quello che mangia degli animali la questione è un po' più complicata. Sì, assolutamente sì, ecco perché non ci sono certe filiere, e di nuovo non faccio nomi, a scanso di equivoci e di rischi, che non hanno l'etichetta OGM free, perché sarebbero insostenibili. Vi vorrei citare un altro interessante episodio, qui andiamo al 1998, sempre a Bologna, Bologna Capomondi, si muove bene. E anche con un dibattito molto viscerale, a dei livelli scientifici penosi, e ci fu un crescendo quasi wagneriano nella audience, poi siete troppo tranquilli, scusate. E a un certo punto una signora, un signore, non mi ricordo più, alza la mano e dice: ma l'AIDS non proverà anche dagli OGM? No, stia tranquilla. Però la chicca finale, perché questi timori, perché già allora si sapeva che la soia transgenica, il mais transgenico, una signora dice, una rappresentante delle casalinghe, non me ne vogliono le signore, sto bilanciando, vi diamo credito per l'agricoltura, ma per queste cose che fu una signora, me lo ricordo, alzò la mano e dice: io ho la soluzione, dica pure signore, blocchiamo tutte le importazioni, benissimo, così vogliamo tutti di farne. Quindi è chiaro che il problema c'è, e non si fa come gli struzzi, no? Cioè si mette la testa sotto la sabbia e poi si continua business as usual, si cerca di dare una colpa alla botte, un colpo al cerchio, e si vuole avere un'Italia totalmente priva di questi OGM. Ripeto, certe decisioni vanno rispettate, io personalmente come ricercatore e come cittadino e consumatore personalmente sono molto contrario a questa politica, e non penso che una escluda l'altra, ripeto, ribadisco, e torno, vi ricordo che il biologico, insomma, la produttività in genere, non sempre, in genere cala, quindi dobbiamo decidere se l'Italia deve essere autosufficiente al 50 o al 30, al 35%. La premessa è che non sono una scienziata, vengo dal mondo umanistico, quindi sono qui prestata, ma sono molto interessata a queste cose che ammetto di seguire pochissimo. Io non ho capito bene qual è il tipo di problema per la salute che si teme possa essere concretamente legata nello specifico agli OGM. Cioè, cosa potrebbero fare? Cioè, qual è il timore vero? Non perché voglia sfuggire la domanda, però io non voglio poi togliere anche tempo agli altri. Della serie che qui abbiamo scoperto un verminaio, come si suol dire, ci sarebbe molto da dire su questo argomento, però diciamo, una delle preoccupazioni maggiori, giuste da un certo punto di vista teorico inizialmente, era che da un punto di vista tecnico, per realizzare questi organismi geneticamente modificati, si utilizzavano anche dei geni che davano resistenze agli antibiotici per poter selezionare quelle cellule
che risultassero poi ingegnerizzate. Il timore era che ci potesse essere, uno dei timori, poi c'era anche il timore dell'allergia, dopo parliamo anche quello, ci potesse essere una trasmissione, diciamo così, orizzontale di questi geni, ad esempio alla nostra flora batterica intestinale, e quindi quando poi quella persona assumeva antibiotici, questo antibiotico poi non risultasse efficace. Perché questo è un timore tutto sommato sfatato? Innanzitutto oggi non vengono più utilizzati questi geni, ma si utilizzano altri tipi di geni proprio sulla scia di queste critiche. È stato fatto anche uno studio che, se noi consideriamo tutti i batteri che abbiamo in pancia, diciamo così, non so quanti milioni di miliardi ne abbiamo, anzi forse da un punto di vista biologico l'entità più importante, non nostra, ma che è all'interno del nostro corpo. Pensiamo solo anche adesso a tutto il business dei prebiotici e probiotici. Il problema è che i batteri sono tali e tanti che la probabilità, attenzione, la probabilità che la mutazione naturale, perché mentre noi siamo qui, non spaventateci, statevi, siamo bombardati da radiazioni cosmiche, quindi io potrei avere qualche mutazione e viceversa, no? Quindi è un fenomeno spontaneo, naturale. Allora, questi batteri che abbiamo all'interno del nostro intestino potrebbero comunque subire di questo tipo di mutazioni, e le dimostrazioni della trasmissione orizzontale sono estremamente blande e vaghe. Ora, il problema dell'allergenicità, forse un problema più tangibile, è un problema che non va sottovalutato assolutamente, però ripeto e ribadisco, coi protocolli sperimentali che oggi abbiamo, prima che un prodotto transgenico raggiunga il consumatore, deve superare tali e tanti, non sono ostacoli, verifiche, controlli, bravo, scusa. E come diceva il documento, cosa dice quel documento che va mostrato? Oggi si torna a parlare di effetti a medio e lungo termine degli OGM. Certo, se uno dice, beh, tra 100 anni, chi lo sa, però è fare un processo alle intenzioni, mi sembrerebbe. Quindi queste sono state le critiche che inizialmente furono, diciamo, volte, e poi c'è sempre questa spada di Damocle del principio di precauzione che dice, beh, io voglio aspettare 30 anni, perché se per via 30 anni pensiamo all'amianto, no? Obiettivamente l'amianto è stato un disastro e all'inizio non si sapeva, però ricordiamoci anche il famoso rapporto rischio-beneficio, che c'è un rischio anche nel non adottare una certa tecnologia. Vi faccio un esempio: oggi in molti laboratori, non nel nostro, si sta lavorando per isolare geni che permettono alla pianta di utilizzare in maniera più efficace l'azoto. E se questi prodotti, ammesso che abbiano successo, potessero essere dati all'agricoltore, signori, si risparmia azoto, si inquina meno, il riso dorato, il golden rice, chi è che ha sentito parlare di golden rice? Abbastanza. Esatto, cioè no, in questi tempi uno dice, beh, il riso d'oro, no, non c'entra niente con il colore, i carotenoidi. Si stima che ogni anno, se ben ricordo, sono dati terribili. Nei paesi a prevalente alimentazione di riso del sud-est dell'Asia muoiono dai, non mi ricordo bene i numeri, ma dai 100 ai 200 mila bambini, oppure sono affetti da cecità. La mancata adozione del, non dico che sia direttamente responsabile di tutte queste morti, assolutamente no, potrebbe in parte lenire questo problema. Quindi di nuovo ricordiamoci, ci sono rischi nell'accettare una tecnologia, però ci sono anche rischi e mancati benefici. Torno al mio titolo del mio intervento, problema d'opportunità. Ci sono anche dei rischi a non accettare una tecnologia. Quindi solo su queste basi e con le altre che lei ha detto, l'Italia ha deciso di essere OGM? Beh, il discorso sarebbe un pochino più lungo e non posso esprimere proprio tutte le mie opinioni. Cioè, dopo se vuole ne parliamo, è molto semplice, sa, l'equazione, le cose complicate spesso hanno delle ragioni molto semplici.